Per preparare il macco di fave servono le fave decorticate e poi io metto anche una piccola costa di setola, questa è surgelata, va benissimo uguale, una carota, già l'ho pulita e pelata, e poi mezza cipolla. E solitamente aggiungo anche un pomodoro fresco, ma in assenza non ce l'ho, aggiungerò un po' di concentrato di pomodoro. Ho sciacquato le fave per togliere magari un po' di sporcizia, di pulviscolo, e adesso le inserirò nel boccale. Io procederò con la cottura attraverso il Monsieur Cuisine Plus, ma è solo per una mia comodità, perché si può fare e si fa tradizionalmente su fuoco in pentola, ecco. Quindi, dicevo, ho lavato le fave. Io per esempio non le metto precedentemente in ammollo, procedo direttamente così, le sciacquo e le metto in cottura. C'è invece chi le mette in ammollo per almeno 6-8 ore. Cambia che magari riduce di un po' i tempi di cottura, ma alla fine sempre si cuociono uguale. Non è, diciamo, prettamente obbligatorio l'ammollo, ecco, procedo con l'inserire nel boccale le fave. Inserisco la cipolla, il sedano e la carota tagliata a tocchetti. Perché faccio questi pezzi grossi o li lascio praticamente interi? Perché poi alla fine, quando sarà tutto cotto, verrà frullato tutto quanto per creare appunto questa crema di fave, questo macco. Aggiungo anche il concentrato di pomodoro, che sarà un cucchiaino bello colmo, acqua. Un po' di sale, chiudo con il coperchio, tolgo il tappo e procederò ad una cottura a 95 gradi, ma anche a 100, solo che a 100 c'è il problema che appunto l'acqua è il punto di bollore dell'acqua e quindi potrebbe magari fuoriuscire un po' dalla boccale, dalla parte superiore. Non fa niente, però se si vuole ovviare a questo magari si proceda ad una cottura più dolce a 95 gradi, ovviamente in questo caso si allungheranno anche i tempi di cottura. Ora io per il primo momento metto 50 minuti, poi andrò a valutare la consistenza della cottura, ovviamente quanti legumi saranno morbidi, e a quel punto valuterò se continuare ancora la cottura oppure spegnere. Poi faccio io due, velocità 2, antiorario e avvio. Ribadisco che la cottura può essere fatta tranquillamente perché prima del Monsieur Cuisine la facevo sul fuoco, quindi in pentola, fuoco dolce, magari leggermente medio, ma meglio comunque dolce, per un'oretta almeno, un'oretta circa. È appena trascorso un'ora, do una mescolata. Già al tatto con il cucchiaio sento che ancora sono duretti. E quindi lascio andare per altri 30 minuti, sempre alla stessa temperatura e alla stessa velocità, ma si può scendere anche ad 1 come velocità, l'importante è che sia antiorario. Eccoci qua, è terminato il tempo per l'altra mezz'ora. Oh, come si può vedere, si è formata già una bella crema. Adesso io procederò a frullare il tutto per creare proprio una passata di fave.
Ed ecco qui. Ecco qui la consistenza vellutata. Ecco qui il macco di fave da completare con un filo d'olio e una spolverata di pepe nero per chi piace. Il macco di fave si può mangiare così, in purezza, quindi un passato di legumi, oppure si può cucinare la pasta e farlo diventare un piatto unico. E in quel caso bisognerà diluire comunque questa crema di fave, perché così è molto densa. Il risultato comunque finale, quello che a noi piace in famiglia, è comunque di una pasta con il macco, sempre comunque della consistenza piuttosto densa. Questa comunque è la versione, diciamo, base. E questa è la versione con la pasta, il formato di pasta utilizzato solitamente, per non dire esclusivamente, con questo tipo di preparazione è lo spaghetto spessato. Qui vendono addirittura i pacchi di pasta direttamente già di questo formato, quindi gli spaghettini già spezzati. In questo caso ho aggiunto un filo d'olio, anche in questo caso si può aggiungere il pepe nero, io non lo aggiungo perché la devo andare a mangiare io e quindi preferisco senza. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. E voi come preparate, se usate preparare le fave decorticate? Lasciatemi giù nei commenti le vostre ricette. Vi saluto e vi do un arrivederci al prossimo video.